Eccoci qua, ben trovati. Oggi la musica ci porta da un amico cantautore, è con noi Francesco Beior. Ciao Francesco, che piacere. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, tu sei in promozione con un brano molto carino e anche con un bel video che vedremo qui, seguiteci. Il brano si intitola Sabato Sera Latino. Ce ne parli? Allora, Sabato Sera Latino, io sono un cantautore, intanto Sabato Sera Latino l'ho scritto alla fine del 1998. Chitarra e voce, come classico pianoforte e voce, secondo di cosa si suona, e poi l'ho messo in un cassetto. E lì è rimasto fino al gennaio di quest'anno, quando con i musicisti abbiamo detto perché per quest'estate, diciamo che si esce da questo periodo così un po' particolare, non buttiamo su qualcosa di allegro, di spensierato. E ci è venuto in mente quella. Dopo, tramite un produttore di musica latinoamericana, l'ha arrangiata come è di moda oggi, reggaeton e bachata, e poi abbiamo pensato a un video che potesse colpire l'immaginario delle persone, un po' buffo, un po' surreale, in cui Tant'è un vero, vecchio. tu peschi una sirena. Esatto, un vecchio pirata un po', diciamo così, male in arnese, pesca questa splendida sirena e poi c'è tutta la storia. Senti, i social come hanno preso il brano? Allora, i social che per adesso abbiamo, diciamo così, dicendo in gergo, pompato di più è YouTube, col mio canale YouTube ufficiale, Francesco Beior Official. E è stato preso molto bene perché ci sono più di 700.000 visualizzazioni. Poi un po' Facebook e Instagram, e la prossima settimana dovrebbe partire anche Spotify. Quindi Bene. c'è un ragazzo che sta lavorando alla pubblicazione del brano e delle foto. Questo è. Come ti avvicini al mondo della musica? Allora, io fin da ragazzino, fin da bambino, scrivevo dei pensieri in rima. È un po' troppo impegnativo chiamarli poesie. E nel 92 cominciai a studiare chitarra. E mi venne naturale a queste pensieri, a queste poesie, aggiungere una melodia musicale con i primi accordi. E da lì è cominciato tutto con i primi concorsini in cui facevo l'autore e poi il chat di Mogol più avanti, eccetera, eccetera. Senti, dalla musica hai più preso o gli hai più dato alla musica? Questa è una bella domanda. Allora, a livello di emozioni e di arricchimento personale, sicuramente ho più preso. E diciamo, a livello di soddisfazioni, come posso dire, lavorative, ho più dato, ma questo è normale perché è un lavoro in cui è come pescare il jolly o vincere al Superenalotto, quindi niente di strano. Nella musica come si vince il Superenalotto? Qual è il Superenalotto della musica? Beh, bisogna avere talento, bisogna studiare un po', bisogna essere preparati quando passa il treno, sperando che il treno passi. Per te è passato perché sei molto bravo. Senti, ci ricordi ancora una volta le tue pagine social? Allora, il canale YouTube Francesco Beior con la J Official, e a brevissimo, la prossima settimana, si potrà trovare su Spotify, la pagina Instagram e la pagina Facebook. Bene. Allora, in attesa di novità, perché so che ce ne hai, noi ci guardiamo questo bel video, Sabato Sera Latino. Ciao! Ciao a tutti, grazie. In prima e poi volo via, notte scura, amica mia. L'autostrada è come un bignè, io la crema che arriva da te. Birra fresca in un chiosco e poi via, sulla spiaggia a cercare la magia, sotto un tetto di stelle di blu. Cielo, giro a fondo.
vita nel mare ed il sole si arrampica su. Fra riflessi di cielo e di sale, sai la cosa più bella sei tu. E la luna parlava sul mare e la festa impazzava qua giù. Era un sabato sera latino, i tuoi occhi due stelle di più. E la musica volava in cielo, giro tondo poi scendeva giù. La tua bocca che mi dorme addosso, io non voglio sai niente di più. E la luna che balla sul mare, e la festa che impazza qua giù. È un sabato sera latino, i tuoi occhi due stelle.